Beatrice, nuova trasferta per Cuneo, domenica si va a Busto Arsizio, partita importante per la classifica, per il vostro obiettivo. Come arrivate anche in virtù di una partita persa sì con Scandicci, ma in cui avete giocato molto bene? Sì, l'ultima partita ha dato sicuramente segnali positivi di fiducia, quindi ovviamente questa è una partita molto importante sia per noi che per gli avversari e cercheremo di arrivare il più agguerrite possibile e dare il nostro meglio perché abbiamo bisogno di questi punti. Ecco, sono due trasferte importanti per il vostro cammino perché in questa prima parte di stagione in casa avete sempre avuto corazzate e in trasferta è lì che si può andare a fare punti importanti. Come state preparando questo? Penso una partita alla volta, però sapete che sono 2 settimane fondamentali Sì, per voi. sono 2 settimane fondamentali, ma come tutte le altre settimane stiamo lavorando il più possibile tecnicamente, tatticamente, quindi stiamo facendo del nostro meglio per arrivare pronte. Sulla partita di domenica sicuramente l'avrete già studiata come partita, che avversario è Busto e cosa dovrete fare voi per tornare a casa con una vittoria. Ma secondo me loro ovviamente sono un mix di ragazze con esperienza e ragazze alla prima esperienza. Questo può essere un'arma a doppio taglio, nel senso che sicuramente loro sono più agguerrite magari, no, di qualsiasi altra squadra, siamo in casa loro, è una partita che anche loro, per loro è fondamentale, quindi ci aspettiamo che loro saranno col coltello fra i denti, ma lo saremo anche noi. Ecco, però, l'abbiamo detto, la sconfitta, anche se pure una sconfitta con Scandicci, vi ha dato qualche certezza in più perché forse è una delle migliori partite contro squadre, di livello alto. Cosa vi ha lasciato questa partita a livello positivo? Ma sicuramente il fatto di aver vinto anche un set contro una squadra così forte ci fa capire che se riusciamo a tenere un livello alto possiamo impensierire anche le migliori o comunque essere in grado di fare una partita di livello e di poter combattere anche con loro. Poi vincere ovviamente è un altro discorso perché loro poi hanno un giocatore di fascia alta, quindi di un'altra categoria quasi. Però sicuramente ecco, dobbiamo andare un po' più in fiducia, noi possiamo fare le cose, le possiamo fare bene e possiamo impensierire tutti. E tra le note positive di domenica c'è stato anche il tuo ingresso, hai avuto un ottimo impatto, hai giocato, poi non sei più uscita, hai giocato molto bene. Sei soddisfatta di questa prestazione in generale? Come valuti questi primi mesi cunesi in cui comunque quando ti hanno dato spazio hai sempre dato il tuo contributo positivo, no? Ma allora, sono molto contenta della prestazione dell'ultima partita e in generale sono molto felice che mi stia dando fiducia l'allenatore e che quando la squadra ha bisogno io entri e insomma cerchi di dare un aiuto, un apporto positivo alla mia squadra. Quindi per ora sono molto contenta.